Immaginate di essere seduti a un tavolo di un casinò. Da una parte ci siamo noi, i cittadini e le aziende europee, dall'altra ci sono le multinazionali, le grandi banche e gli eurocrati. Tutti insieme, ma uno contro l'altro. Perché ho fatto questa metafora? Perché adesso è proprio così, in questo momento stiamo giocando al banco le nostre vite e il nostro futuro. Attraverso cosa? Attraverso il nuovo trattato transatlantico tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che si chiama in sigla TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnerships. Questo trattato avrà delle conseguenze importanti sulla vita di tutti noi, sia piccole aziende che cittadini europei, perché tratterà tutti gli aspetti che riguardano le politiche che ogni giorno modificano e condizionano la nostra vita, a partire dalla protezione dell'ambiente fino alla possibile chiusura di stabilimenti, addirittura toccherà le norme sul lavoro. E questo trattato però non è redatto e voluto dai cittadini, bensì è tenuto segreto. Noi non abbiamo accesso assolutamente ai negoziati. E questi negoziati sono gestiti dalla Commissione europea, che è un organismo non eletto ma semplicemente nominato, e la stessa cosa avviene per gli Stati Uniti, per i quali i membri del Congresso nemmeno sanno che il trattato, che cosa sta comportando effettivamente per i cittadini americani. Noi possiamo avere solamente accesso a dei documenti della Commissione europea, come il mandato negoziale e altri documenti che spiegano le posizioni dell'Unione Europea, ma niente di più. E in tutto questo però possiamo trovare dei dati veramente allarmanti sul nostro futuro. Per esempio, uno degli argomenti che sarà più dannoso per l'ambiente e per la nostra salute è quello dei pesticidi. Infatti, sul fact sheet della Commissione Europea riguardo proprio ai pesticidi, si scopre che la Commissione europea potrà lasciare alle multinazionali di immettere sul mercato un nuovo pesticida, senza che questo venga controllato dall'Agenzia europea, ma solamente perché degli studi compiuti in America con gli standard americani, che sono totalmente diversi da quelli europei, e compiuto anche magari dalle stesse aziende che producono quel pesticida, possa fornire la prova per la Commissione europea dell'innocuità di questo pesticida. Eppure, già l'ISDE, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, ha messo in guardia i cittadini europei su questo probabile pericolo, perché i pesticidi fanno realmente male alla nostra salute e se un'associazione come l'ISDE ha voluto metterci in guardia, c'è un grave motivo dietro. Ma forse il problema più grande del trattato transatlantico non riguarda la nostra salute e l'ambiente, anche se questo è una parte importante, bensì riguarda la sovranità dei nostri paesi. Il trattato comporterà la clausola degli ISDS, Investor State Dispute Settlement. Cosa sono? Sono degli arbitrati speciali, proprio come i tribunali dell'Ancien Régime prima della Rivoluzione francese, che regoleranno le dispute fra gli stati e le multinazionali straniere che vogliono investire in quello stato. A partire dalla fine degli anni 50, questi arbitrati sono stati attivati in numerosi trattati, però fino ad ora, come ha dimostrato la Corporate Europe Observatory, che è un'agenzia di controllo sull'operato delle lobby a Bruxelles, questo non ha portato che danni agli stati e ai cittadini. Facciamo due esempi veramente significativi sul significato reale degli SDS. Uno riguarda anche una industria mineraria italiana, la Piero Foresti, che insieme ad altre nel 2007 aveva fatto causa al Sudafrica perché, secondo l'azienda italiana e le altre aziende, aveva leso i diritti
di investimento e di profitto delle loro aziende. Attraverso quale legge? Attraverso il Black Empowerment Act, che non era altro che un risarcimento per i cittadini neri del Sudafrica per i danni che l'apartheid aveva loro causato. Infatti il Black Empowerment Act prevedeva che una parte delle quote delle aziende minerarie andasse agli investitori neri per risarcirli. Eppure l'arbitrato della Energy Charter Treaty e gli accordi bilaterali con l'Italia e il Lussemburgo aveva dichiarato questa lesiva degli investimenti, per cui Sudafrica ha dovuto rinunciare a una legislazione che proteggeva i cittadini discriminati. Quindi è un grave attacco anche alle nostre democrazie e allo Stato di diritto, voluto e portato avanti da eurocrati e multinazionali che non hanno altri scopi che non il profitto, ingrassare già i loro enormi bilanci. Un altro grande esempio per capire la dannosità degli ISDS riguarda la Germania. La Germania che nel 2009 e nel 2011 aveva stipulato delle nuove leggi che prevedevano una chiusura programmata delle centrali nucleari dopo il disastro di Fukushima e una più stretta regolamentazione ambientale sui rifiuti tossici. Eppure la compagnia svedese Vattenfall ha deciso di fare causa alla Germania perché questo avrebbe leso gli investimenti presenti e futuri di questa multinazionale. Infatti la Germania ora si troverà a dover risarcire, in base all'arbitrato dell'Energy Charter Treaty, 4,7 miliardi di euro. Parliamo di soldi che potrebbero essere investiti in sanità, in assunzione di disoccupati, in altre opere utili, e che invece devono essere dati a multinazionali. Si è creato un vero e proprio business dell'ingiustizia, come lo chiama il Corporate Europe Observatory. Per esempio, facendo un rapido calcolo, si scopre che i 58 milioni di dollari che le Filippine hanno dovuto pagare come cause legali nella causa che era stata intentata dalla multinazionale Fraport avrebbe potuto permettere al governo filippino di assumere ben 12.500 docenti per un anno. Adesso capite cosa comporta veramente il TTIP e quanto potrebbe rendere i nostri paesi succubi ancora una volta di una dittatura mascherata da falsa democrazia e da libero commercio. Una sovranità che l'Italia ha già visto essere annientata dal Trattato di Maastricht nel 1992, che con l'articolo 105 ha trasferito la sovranità monetaria dalla Banca d'Italia alla Banca Centrale Europea, che, secondo il Trattato di Maastricht, ha il monopolio dell'emissione delle banconote. Ma questo monopolio e il meccanismo stesso di emissione della moneta non fa altro che trasferire grandi poteri alle banche. Possono decidere quanta moneta emettere, decidono il tasso di interesse e decidono anche se lo Stato può ricevere o meno monete attraverso l'oscillazione dello spread e sui loro possibili acquisti di titoli di Stato o no, in base alle politiche che essi fanno. Ed è quello che abbiamo già visto nel 2011 con la caduta del governo Berlusconi, l'abbiamo visto con i ricatti che sono stati fatti alla Grecia e che continuano ad essere fatti ai nostri paesi. Lasciare a delle multinazionali e delle aziende straniere, oltretutto, la possibilità di decidere le nostre politiche è ancora un altro passo verso la catastrofe e la distruzione totale dello Stato italiano e della nostra democrazia. E allora, che cosa si può fare? Si può assolutamente cercare di essere coerenti. Questo è il primo passo. Lorenzo D'Onofrio di Appello al Popolo ha scritto in un bellissimo articolo: non bisogna fare gli eurocontenti ed essere contrari al TTIP, perché ricordiamoci che il TTIP è un accordo che crea un mercato unico fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. E chi è già contento dell'Unione Europea attuale e dell'idea di Europa attuale dovrebbe essere anche contento del TTIP, perché allargherebbe questo mercato unico europeo che è già stato creato e voluto
negli anni precedenti agli Stati Uniti d'America. E quindi chi si lamenta oggi degli effetti del TTIP dovrebbe anche ricordarsi degli effetti che l'euro e il sistema del mercato comune europeo hanno fatto alla nostra industria. Infatti, basta solo ricordare che prima dell'entrata nell'euro, ovvero nel 2002, noi avevamo un avanzo commerciale, quindi noi esportavamo. Invece, adesso la situazione si è invertita. Noi siamo in disavanzo, mentre la Germania è in avanzo ed è solamente lei, insieme ad altri paesi forti come la Finlandia, ha tratto vantaggio dall'euro e non noi. Per cui chi è contento del TTIP ovviamente sarà contento anche dell'Unione Europea, ma chi non è contento del TTIP dovrebbe farsi un esame di coscienza ed essere anche contrario alle attuali regole del Trattato di Maastricht e dei trattati successivi. Detto questo, bisogna anche imparare che noi possiamo veramente fare la differenza se riusciamo ad allearci con le altre persone, a collaborare. Goccia a goccia noi possiamo informare le altre persone, i nostri amici, conoscenti, a cercare di fermare questo veramente mostro che sta per incombere sulle nostre vite. Da questo punto di vista è bella l'iniziativa che alcuni comuni hanno portato avanti, dichiarandosi comuni no TTIP, ovvero comuni che faranno di tutto affinché il Parlamento nazionale, l'Europarlamento, votino no al TTIP. Comunque questo non basterà, perché fermato il trattato ci proveranno in un'altra maniera. È già successo nel 2012 con l'ACTA, un trattato che regolava i diritti di copyright e i diritti di proprietà intellettuale, che è stato fermato a gran voce dal Parlamento europeo, eppure le multinazionali cercheranno in un modo o nell'altro di infilarsi nei negoziati del TTIP per reinserire queste clausole sulla proprietà intellettuale che erano state bocciate nel 2012. Quindi occhio e stiamo attenti a questi giochetti. Inoltre il TTIP potrà veramente essere l'emblema per far capire alla gente che l'Unione Europea è quanto di più antidemocratico esista al mondo. Così l'ha definita anche l'ex presidente della Repubblica Cossiga nel suo libro Fotti il potere, nel quale ha dichiarato che l'Unione Europea è l'organismo più antidemocratico che esista al mondo. E ha continuato aggiungendo che se uno Stato si fosse dato un'organizzazione come quella dell'Unione Europea, saremmo scesi tutti in piazza armati. Perché accostare questa frase ai negoziati del TTIP? Innanzitutto perché i negoziati, come ho già detto prima, sono segreti. E soprattutto perché gli Stati nazionali potranno intervenire sul trattato? Assolutamente no. Potranno solamente accettarlo così come gli è arrivato, oppure respingerlo, ma non avranno alcun potere per modificare alcune clausole. E i cittadini europei, ancor di meno, direttamente potranno cercare di fermarlo o di modificarne alcune parti attraverso delle leggi. Facciamo un semplice esempio per smascherare anche la finta trasparenza che ora commissari europei come Cecilia Malmström stanno cercando di diffondere. Per esempio, è stata fatta una consultazione recentemente sulla clausola degli ISDS. È stato chiesto ai cittadini europei attraverso un sondaggio online se erano favorevoli o meno. Ebbene, il 97% ha dichiarato di essere contrario. Eppure la Commissione europea cosa ha detto? Ha detto che cercheranno di non infilarlo nel trattato? Assolutamente no. Anzi, in un ultimo documento che si chiama TTIP on Track, la commissaria Cecilia Malmström ha ribadito che la clausola ISDS sarà fondamentale per il trattato che stanno attualmente scrivendo.